come la poesia, riguarda la vita, riguarda la frizione tra esperienza interiore e vita esterna, tra inconscio e corpo, che spesso è il cabaret dell'inconscio. I see the falling, falling, I see them all, the falling few, rest your hair, you fallen child, take my bed and dream my dreams, dream my dreams. Io sono nato in Albania, a Durazzo. Sono venuto in Italia una ventina d'anni fa. Adesso vivo, scrivo e lavoro a Venezia da un bel po'. Per Dylan Thomas la poesia contiene l'angelo, il pazzo e la bestia. Insomma, il lavoro del poeta è quello di contenerli. Io, oltre all'angelo, al pazzo e alla bestia, ho anche un bambino che parla albanese, che devo tradurre continuamente in italiano. Infatti la mia ragazza mi dice che quando parlo nel sonno parlo albanese e i sogni me li ricordo in italiano, quindi un lavoro di ritraduzione continua da una lingua dell'infanzia, una lingua della mia formazione intellettuale. L'immagine penso che mi sia più vicina a quella che Cortellessa dava ad Andrea Zanzotto, è quella del servo lampadoforo, della tradizione latina. Cioè io non so dove sto andando, ma intanto illumino il percorso. Perché la poesia è una ricerca continua. Infatti più che ricerca è una sorta di ritrovamento. Da un ritmo abbastanza regolare, che cerco anche di portare questa cosa nei testi poetici. Per quanto io pensi di fare molte cose, il ritmo è sempre lo stesso. Se con le parole cerco di indagare altro, con il ritmo delle mie poesie ripropongo queste mie giornate, questa cadenza delle mie giornate. Perché un poeta del 2020, la poesia è nata con il linguaggio, con la nascita del linguaggio, prima è nata la poesia del linguaggio, quindi penso che finché l'ultimo uomo sarà vivo continuerà a fare poesia. E un poeta va a indagare crepe, ci si mette in queste crepe. Oggi è importante, ma non indaga solo il poeta le parole. Anche il social media manager lo fa, anche i giornalisti lo fanno, il cinema lo fa, qualsiasi forma d'arte lo fa, di comunicazione lo fa. Noi viviamo di parole oggi più che mai, nell'epoca paradossalmente delle immagini. Ed è stranamente un'epoca che ha rigettato il poeta. Non ha più alcun valore simbolico oggi. Non so se perché non riesce a comunicarlo, o perché la società non ha più bisogno, come se avesse appaltato ad altri il racconto di sé.
Venezia è un ascolto continuo. Diceva anche Nietzsche, no, che non c'è cosa che si avvicini di più alla propria musica di Venezia. Il movimento del mare, delle onde che ritorna sempre, il movimento dei passi che echeggiano nella calle quando torni di notte solo. Continuo ad aggrapparmi, disperato, ai tuoi fianchi. Lasciami qui, confuso, starti accanto, non opporti. Lascia il buio abbondare in me, che la luce sbianchi. Forse la colpa è del tempo, forse siamo solo stanchi. La guerra più difficile conclude senza far morti. Continuo ad aggrapparmi, disperato, ai tuoi fianchi. Forse le colpe c'entrano, ma ben poco, e che manchi, semplicemente manchi, un'altra che mi sopporti. Lascia il buio abbondare in me, che la luce sbianchi. Penserai che ho appeso gli anni insieme a paranchi, a catena e magari per nutrire altri rapporti. Continuo ad aggrapparmi, disperato, ai tuoi fianchi. Lo vedo da distante. Vuoi che ti protegga a franchi dai piccoli dolori, quelli grandi sono assorti. Lascia il buio abbondare in me, che la luce sbianchi. Spero tu mi ritrovi, anche dopo che stufa, spalanchi le porte agli altri, intanto, occhio, ritornano i torti. Continuo ad aggrapparmi, disperato, ai tuoi fianchi. Lascia il buio abbondare in me, che la luce sbianchi. Il confronto è fondamentale. Non è un'isola il poeta, è un ponte. Io sono un ponte tra le mie due lingue, tra l'oralità e la scrittura, e tra me e gli altri, ecco, sì. Makes my love for you a treasure.